Siamo tornati su Master 2 l'Arena e come ben sapete questa modalità ormai la conoscono anche i muri. Dobbiamo costruirci il nostro mazzo e prendendo una di queste card pool, scegliendo una carta tra le tre che ci verranno proposte, questo per tutte le 40 carte di main deck più le 15 di extra deck, che useremo finalmente. Che useremo finalmente. Oggi non andremo nel solito GOAT format che abbiamo fatto un sacco di volte, oppure se ci avanza un po' di tempo possiamo anche provarlo, ma volevo far provare al signor Danilo l'Edison format, perché trovo personalmente che nella modalità arena sia un po' più eccitante fare la draft di Edison, perché a contrario del GOAT ci sono due cose principali. La prima, ci sono gli archetipi, quindi mentre in GOAT spesso prendi il tizio, il trippone con 2000 d'attacco perché ha 2000 d'attacco o 2000 difesa perché ha 2000 difesa, in Edison devi più essere un po' più strategico, capito? Ci sono diversi archetipi principali. È il mio forte, insomma. Esatto, cioè l'idea è l'idea che comunque ci arriverà, ovviamente ti manca un po' l'esperienza, però la cosa bella dell'Edison è che appunto c'è diversi archetipi, è un po' più un gambling, perché qual è la differenza? Che in Edison tu puoi provare, magari ti esce subito un'ala nera, due ala nera, dici che bello gli ala nera, poi non ti esce più un cazzo e a quel punto quelle carte faranno schifo, capito? Quindi certo, c'è un po' più di rischio, ecco. Il nome Edison deriva dal YCS Edison 2010, che è stato, me lo chiedevano in chat, così vabbè. Ah, ok. Gli archetipi principali sono ovviamente Fedeli della Luce, Ala Nera, ci abbiamo gli eroi elementali con Absolute Zero e i vari Gemini, ci abbiamo i gladiatori bestia e abbiamo anche qualche X-Saber, qualche pianta e Synchron. Questi sono gli archetipi principali, magari me ne misso qualcuno, e gli zombie anche. Ah, c'è anche Stardust Dragon. Forti. C'è ovviamente Stardust Dragon, ovviamente, certo. Ah, poi tanto i sincro te li vedi così. L'idea, ovviamente, ti suggerisco un po' adesso, poi ovviamente non potrò farti il deck, ma un po' di suggerimenti te li do. Ricordati, controlla sempre quando ti escono i sincro, cerca quelli che puoi effettivamente evocare. Ok. Ok. Tipo tutti quelli che si chiamano Synchron, Rottame Synchron, che hanno bisogno di Synchro, eccetera. Sì, ce n'è sempre uno specifico, però c'è il pistolero Synchron, che è a livello 5, che si evoca special scartando una carta dalla mano, lui sostituisce tutti i Synchron. Quindi se c'hai il pistolero, che è a livello 5, puoi fare tutti i Synchron. Okay. Ok. Che è quello scarti la mano, lo evochi special, a livello 5 con 1004 di difesa. Ci sta, bisogna imparare, bisogna uscire dalla comfort zone. Esco volentieri dalla comfort. Così finalmente diamo un po' materiale a tutti quelli che dicono che sei scarso, cazzo. Sì, esatto, così possono farmi le clip, gli errori di Enfire, esatto, durante le partite. Esatto, di... esatto. Va bene, dai. Ok. Perfetto. Pronti? Dai, e buona fortuna. Buona fortuna. Dopo. Mi muto. Ok. Io sono pronto, tu sei pronto? Lui è pronto, io sono pronto. Com'è andata la tua prima draft di Edison? Merda, è difficilissimo. Ah, sì? Sì, perché devi tenere in mente tutto quello che hai. Magari inizi una comunque route. Comunque te lo dice cos'hai, cioè, no, c'hai tempo di rivedere tutto. Lo so, ma ti mette... Cioè, magari tu all'inizio fai una scelta, no? Sparo, inizi con gli X-Saber, chiaro, ma nulla ti dice che ti escano carte X-Saber nelle altre... Quindi sei lì che dici, la provo o non la provo e vado sulla carta un po' più generica, capito? E okay, quindi... Okay. Lo so, ma è quello anche il bello. Allora, vabbè, è la mia prima prova, vediamo ci come sta, va. Ci sta, invitami. Ci sta. Sono allora soddisfatto al 75%, dai, poteva andare peggio. È un inizio, Io non ti vedo online. No, aspetta, ma adesso non ci vediamo. Ah, non è... Ora no, sì, come? Mi hai invitato, no? T'ho invitato, sì. Cioè, non ti vedo online, ma t'ho invitato comunque. Va bene. Allora, deck corretto, insalata carina, siamo pronti. Vai, tavolo 1, si parte. Tavolo 1, santo cielo, siamo seduti si al tavolo. Si parte, ragazzi. Anche qua, come la solita roba, chi inizia primo va secondo e l'altro gli passa il turno. Esatto. Attenzione. Ah. Dai, il dado l'hai vinto, è vado un secondo. Piccolo vantaggio. Bravo. Vai. Almeno il dadino è da noi. Diciamo che l'intero deck mi gira attorno a diverse carte. Se le pesco va molto bene. Ok. Beh, è chiaro. Vediamo. Beh, insomma, devo dire che... La mia mano per adesso non è molto bella, devo essere onesto. Ok, ok. Ok, vadi pure. Allora, un secondo.
che Doro... No, non faccio le bet, dai, povero Empire. Che cattiva, la tua chat è veramente malvagia. Un po' sì. Li hai addestrati ad essere malvagi? Sì. Allora, io faccio... una cosa carina questa, guarda. Vai. Complimenti. Forse era meglio questa, però non volevo rischiare con... Bisogna giocare attorno. Me la gioco piano, così potrei imparare come funziona con questa pool di carte. Ok, grazie. Allora, avrei fatto bene, però vabbè, fa niente. Allora, io faccio una prova e faccio così. Il recruiter delle fate, va bene. Il recruiter delle fate. Ah, lo zombie, brutta storia. Brutta storia perché lo zombie, poi dopo tu metti una mano, una carta dalla mano al cima al deck e ti evoca, cioè si evocano una sola volta, esatto. Giusto? Esatto. Perché poi viene bandito, meno che non hai carte che te lo fanno sbandire. Esatto. Ok. Passo. Ok, tu passi. Cavolo, ho dimenticato di tirare una carta. Vabbè, se la sto giocando slow, dai, così ti do tempo di abituare. Ah, faccio a darmi troppo tempo che poi dopo... Sì. E io faccio così. Appunto. Proprio mi sono dimenticato di tirare una carta. Sono qua nel chill, capito? Cosa mi ha scartato? Ok. Merda, non t'ha molto bene. T'ha scartato Gardna. Non è andata male. È la miglior carta che puoi billare in generale con Rico. Ok. Un po' esagerato. Vabbè, andava fatto, nel senso, se non li faccio adesso i danni, quando li faccio? Va bene. E comunque tranquillo, mi hai insegnato a non andare all-in, ho imparato, quindi cosa hai in mano? Quello che è il pendente, cioè il pendente, quello che blocca la No! Iniziamo a capire come funziona Edison. Ecco qua, Gorz è il primo. Ah, cazzo. Attaccare a campo scoperto non è come in GOT. Non c'è Kuribo che ti pulisce. Cazzo. Oltretutto giga brillante ce l'ho. Non so come. Cazzo. Sto pensando. Pensa. Lo faccio. Vabbè, senti, io lo faccio. Ok, lo fa. Ok. Abbiamo della roba grossa, a quanto pare. Beh, devo dire, per adesso sembra un buon mazzo il tuo. Mi sono molto impegnato per farlo. E sai un'altra cosa? Ok, abbiamo un bel po' di carte. Tutto sto casino perché ho dimenticato di tirare una carta comunque. Sarebbe cambiato proprio totalmente il duello. Però ci sta, ho fuckappato io qua. Tutte le volte che ho fuckappato io ho perso la partita. Sì, sempre. Sì. Allora. Adesso ragazzi, se mi tira un fulmine Boltex sono nella merda. Però, cioè, non so cosa dire. Cracker! Ok. Chiaro. Il mio problema è che non ho molta recovery adesso. Hai delle carte veramente forti, devo dire. Fammi pensare se reggo un altro turno, perché se non reggo un altro turno è dura. Il bottom mess mi ha rotto un pochino, lo ammetto. Ok. Cosa fa questa roba dei piccioni qua? Ah, ok. 1008-2008. Passo. Mi sa che ho vinto. sa che chiudo qua. Ho esagerato, ragazzi. Gli ho dato troppo respiro. C'è pure questa, merda. Allora niente. A questo punto niente. È finita? Okay. Sì.
So contare. Va bene, ragazzi. No, non è finita. Non, è... non sai contare. Come no? Ah no, si è finita. Non so contare io. Va bene. Allora, la prima gliel'abbiamo concessa. Pensavo... Pensavo di andarci. Perché mi avevi detto come se il tuo mazzo facesse schifo. No, tipo, se pesco quelle carte funziona. Va bene. Ho pescato una buona mano. Va bene, adesso mi impegno. Non ti sei impegnato nella partita. No, letteralmente avevo una carta che mi faceva vincere quando al secondo turno, però. Ok, qua mi passi te. Però me la sono dimenticata lì in realtà, cioè non è che non l'ho attivata apposta. Ah, okay. Allora, avevo una brutta mano, però nel senso me la sono rovinata da solo non tirando una magia. Ho capito. Questa mano è peggio di quella di prima. Cosa sono sti due in avventura? Vabbè. Io passo. Sì. Vai. Che orrore. Ah, ok. Allora, facciamo così. Va bene. Sta pescata non è bella. Concedergli quella prima partita non è stata una buona idea. Io gioco questo. Ok. Beh, è molto forte questo, 1900-2000. Veramente sì, non è per niente male, devo dire. Ok. Vabbè. Vediamo cosa scarti. Lo facciamo saltare. Porca miseria. Porca vacca, la DB Warrior di Zaborg. Merda, tutti luce. Ok. E niente, io setto. Non è male. Vai. Ok. Bene. Io vado ancora piano pianino. Chi va piano va a sana volontà, no? Eh sì. Allora, vediamo un po'. Ah. Beh, non si può dire che io sia triste in questo momento. Forse ho fatto una cazzata. O forse no, vediamo. Mi sa che ho fatto una cazzata. Vediamo. Allora. Oddio, no, non l'ho fatta una cazzata. Non è gigantesca. È media, è una cazzatina. Non è una cazzata enorme. È una cazzatina. Cos'è? Cricetino! Evoca un livello 3. Ok. Oppala. Un altro di quei fottuti cani. Doppio Rico. Niente male, vero? Sì. Allora, io provo a picchiare. Tanto. Ok. Vediamo un po' cosa c'hai da queste parti. Addirittura. Sì. Cavoli, c'abbiamo carte toste qua. Ti difendo. Va bene. Ok. Sei più protetto così, no? Ti ho fatto un favore. Sono molto protetto. Okay. Immagino tu abbia delle carte forti in mano da giocare, allora. Certo, se no non avrei tirato quella... Ok. E io faccio così. Sì. Ti distruggo questa. Così lei non rompe più i maroni. Ok. Okay. E poi io faccio questo. Il mago. Però non funziona per qualche strano motivo la sincro. Tuner. Beast. 4. Teoricamente ce l'ho. 4-2, magari c'è qualcosa di specifico. Ah, ok, sì, è uno specifico. Ti ricordi quando ti dicevo, leggi bene? Lo so, sono tutti così. Dai, ma scusami, vuoi che non... Come puoi non avere un Gaia? Ti esce a spam? Non l'ho preso. Come battle? era un bluff. Ok, dicevamo. Non hai un 6 generico? No, purtroppo no. Questo non è molto bello. Non avere... Cioè, non hai preso Gaia. Ricordati che i livelli 6 sono i più facili in assoluto da fare. Ok. Ok, chiaro. Debris Dragon! Qua ci evochiamo un bel mostro piccolino. Lui, come ben
avrei letto, può essere usato solo per fare mostri draghi. Esatto. Dimmi che hai Stardust, così posso surrendare. Non posso fare Stardust perché gli altri non possono essere dei livelli 4. Ah, dice. Ok. Quindi solo 6. Quindi posso fare 6 in questo caso. Abbiamo una carta generica. Ah, avrei dovuto prenderlo anche questo. Sì, ho capito. Vedi, ho sbagliato durante il draft. Avrei dovuto prenderle queste. Ci sta. Vedi, se i generici sono forti. Ora, qua è generico, ma è nello specifico quello che mi serve per avere Debris. Perché Debris cosa dice? Tu lo evochi, ti evoca al cimitero, un mostro con 500 meno d'attacco. Io ho 2 Rico, quindi do per scontato, con anche il Criceto, do per scontato che ce l'avrò al cimitero spesso. Quindi con Debris Dragon posso evocare lui. Quindi posso fare un livello 6. Livello 6 Drago c'è lui, quindi è proprio perfetto, capito? Sì, ok. Ora, 4 carte in mano, potreste avere Trag. Io attacco prima questo. E poi attacco questo. E questo non è mai il suo effetto, più che altro un malus, farti millare, perché ti aggiungo roba al cimitero. Oltretutto ti ho fatto millare carte inutili, quindi preferivo che meglio le pescassi così. Perché ora magari peschi un sorcio, non siamo contenti. Eccolo, guardalo, eccolo. Insomma, vediamo. Sì, io faccio questo. Ok, vai. Il buon e vecchio setto passo. Ah, oh. Ok, lui non è particolarmente buono, però picchia, mena, sa il fatto però suo. Hai visto Neos? Allora, qua picchiamo prima col 2005, perché ci sono diversi mostri. Ok, non lui, chiaramente. Ah, adesso c'è la scelta. Direi che mi prenderò i danni. Gorz? Non c'è Gorz. Siamo molto contenti di questo. Sì, sono molto nella pupù. Ah, vabbè, dai, forse qualcosa si può fare. Ok. Sono un po' di magie trappole. Ma quanti mostri hai? Diversi. Tantissimo. No, sono, ma ce le ho mostri. Le magie, le trappole, semplicemente. Ok. No, le ho. A sto punto, perché non tirarne un altro? Porca vacca. Allora, qua però 1009 sono diversi muri che potrebbero stallare. Oh, di prison, va bene. Uno per uno non fa male a nessuno, picchiamo con l'altro. Ah, il pachicefalo. E non ho mostri evocati special, quindi non rompe nulla. Sto continuando a pistare gravemente qua. Lo so, sto raschiando il fondo effettivamente. Vabbè. Che schifo, ragazzi. Prisma. Sì, attivo l'effetto. Sì. E prendo questo. C'è mostri fusione. Certo. Ok. Ora è un cyber drago, giusto? Sì. Sì. Carino. Sto divertente farlo. Sono contento. Boh, tieni. Mi sa tanto che questa partita è partita un po' partita. La partita è partita. Ho fatto quell'errore lì. Ero sicurissimo di poter evocare un livello 6 che non posso evocare perché c'ha il percorso particolare. L'ho letta male. Un errore a testa, dai. Sì. Va bene. Aia, adesso senza livelli 6 generici è dura, Lo so. Senza livelli 6 generici è dura. Lo so, senza livelli 6 generici. Game 3. Però hai imparato questa cosa, livello 6 generico serve sempre. Di livelli 6 generici ti dico ce ne stanno 3 nella pool. E io li ho sempre skippati, perché ero convinto di poter evocare questa carta sempre. E in realtà no, è da evocare. Ho detto, vabbè, ma in tutti i casi del livello 6 evocherei sempre questa. Invece no, ho sbagliato. Sono stato un pirla. Okay. Che carta è? Dimmelo tanto. Guardiano Goyo. Sai qual è il fatto? Goyo era generico. Però questa è quella errata. Io mi ricordavo da Yugi proprio. Cioè, io l'ho sempre giocato normalmente. Poi io. Allora, è vero, non ci ho pensato di dire effettivamente Goyo perché.
ai tempi di Edison era generico, l'avresti potuto fare. Ma poi no, ma è che io ce l'avevo nel deck. Io ce l'avevo nel deck, quello sì, che giocavo okay, proprio. E quindi ho detto, vabbè, dai, lo prendo. Cioè, lo conosco. Infatti, quando l'ho draftato, ho detto, cazzo, questa la conosco. Invece, no, cioè, questa era diversa. Sì. Ma non ho neanche letto che serviva cosa. L'ho visto nell'immagine e l'ho presa subito, capito? Chiaro. E quindi, niente, vabbè. Che poi, se non sbaglio, l'hanno anche limitato questo. Ho fatto sopra una serie di. Goyo l'avevano limitato, poi l'hanno bannato nel 2011 o 12, è stato bannato un po', l'hanno tirato fuori con l'errata che serve il mostro a terra. Certo. Eccolo! Sei caduto nella mia trappola! Succede addirittura Sangha? Guarda un po' chi c'era qui. Buona questa. Lo so. Questa è buona. Cosa ci prendiamo con Sangan? Cosa ci prendiamo? Lui, ma lui in realtà non mi serve adesso. Ci andiamo a prendere. Ci andiamo a prendere. Ma sì, dai. Per cambiare un po'. Bene. Sì. Il T7 di Sangan ti frega dai tempi del GOAT, purtroppo. Proprio esiste per dare fastidio. Tributo torrenziale e Sangan insieme? Sì, perché tu setti Sangan, tributo torrenziale, quando altro evoco un altro mostro, tu tributo torrenziale attivi Sangan, quindi hai fatto il Mega Plus, capito? Ho notato. E ti riprendi anche... E ti riprendi anche a livello di tempo play, perché così l'Oppo ha già fatto... Ha già fatto la sua vocazione normal, quindi a campo scoperto, capito? Certo. Okay. Va bene. Call in hand, attenzione. Eh beh, ci stava, no? Sì, qua sta per arrivare. Eccolo! Allora, vabbè, buono, per te intendo. E... Mi è fregato con quel cool in hand perché avevo 7 tools settato. Ma l'ho tirata apposta per evitare di rimanere fottuto da qualsiasi effetto. Non sapevo che avevi gli attrezzi, ovviamente, non potevo saperlo. Però non si sa mai. Ok. Forse... Questa giocata mi ha un po' fregato. Dai, che forse la vinciamo. No. Non il meglio, devo essere sincero. Ok. Però io nel dubbio. Pericheru. Nel dubbio io quella lì la tolgo. Hai fatto anche bene a toglierla. Il cilindro magico. Un bel cilindro. C'è sempre. Un cilindrino. Tu distruggi sempre i miei cilindri settati, non so se ci hai fatto caso. Se ho sbloccato Breaker prima era finita, cazzo. Altro che il call. Io ci provo. Si va, si pi... Okay. Potevi attivare una carta, avevo paura che fosse un tributo. Andiamo. Questa carta è stato un piccolo errore. Vediamo. Dai che ha tre carte, dai che c'è possibilità. Ok, vai. Maledizione, quella spia non mi è servita a niente. Dai! Mi serve prima questa. Dai! Però fermi tutti. Oh, card setto. Time Endoda. Sì. Vediamo. Non è finita. Ah no, non avevo dubbi che non fosse finita. Io adesso faccio così, guarda. Allora, faccio così. Tanto tu sei teoricamente in Lital a prescindere, quindi. Andiamo. Threatening Roar. Ok. Quindi non posso attaccare questo turno. Vai! Ok. Oh, tutta roba sincro, eccetera. Alla fine l'unica cosa che mi ha tirato fuori è stato un livello 6 generico che l'hai fatto tu. Sì. Allora, io qui ho paura di un altro tributo, quindi come Rick mi insegna... Io non andrò all-in. Me la faccio tranquilla. Attenzione. Cioè, vado piano piano.
Non c'è mica fretta, sono mega in vantaggio, quindi... Facciamo un bel tifone su questa. Ok, quindi potevo andare tranquillamente all-in. A meno che tu non abbia Gorz. Questo è un grosso cazzo che io ti blocco così. Ah, l'Araldo! Merda, non me l'aspettavo mai nella vita. Sarò sincero. Questo se lo blocco così. Porca miseria, l'Araldo. Sì. Gorz, che forte. Sì. Non mi è mai capitato di beccarmi l'Araldo contro, sarò sincero. Guarda, l'ho draftato, cioè quando l'ho preso ho detto le probabilità che io abbia entrambe le carte in mano sono molto basse. Però l'ho presa comunque perché... Vabbè, ci provo. Niente. Non è detta l'ultima, non è detta l'ultima. Ma comunque il fardello del potente fa veramente schifo. L'ho preso all'inizio e ho detto, boh, è forte, è una continua... Non serve a niente. Allora, io a sto punto ci provo. Ragazzi, cioè, non ha molto senso che io non vada all-in in questo momento. Così proprio. Allora, 17, 29, 33, 34, 35, ok. Giustamente, giustamente. Ora ucciderai il leone. Qua dobbiamo spaccare il leone. Oddio! Impossibile! quando va così, il doppio sorcio no, no, l'avrei pure pescato. Era fatta per me, lo pescavo dopo e recuperavo tutto, niente. Mi dispiace. A questo punto è dura. E adesso mi sa proprio che non c'ho nulla. Se becchi un Debris Dragon e fai una sincro al volo, non lo so, livello 6, un generico, magari te la ritiri su. Neos. Ok. Però... Io qua non ho... No, di luce ne è 1000, va bene. Settiamo una carta. E passiamo. Io teoricamente dovrei aver già vinto con i danni che ho adesso. 500 più 600 fa 1100 teoricamente. Teoricamente sì. Teoricamente sì. Niente. Io ci provo. Oddio, il mostro settato così. L'ho messo perché, sai, tributo. Ruin! Ah, però! Ah. Ribaltiamo la partita, ribaltiamo la partita. Ribaltiamola, cazzo, ribaltiamola. Merda, questo cimitero però è illegale, porca miseria. La vedo dura qua adesso. Questo è interessante. No, ribaltarmela, ti prego, non ribaltarmela. Dai, me la sono giocata anche bene, ti ho portato a 1100. Però forse evocare questo è meglio adesso. Cioè, che mi serve tirarla ora? Perché io comunque giocherei questo a prescindere. Ok, Erin! Ok. Allora, io direi che facciamo così prima e la rimettiamo nel mazzo, così non rompe i coglioni al cimitero. Ah, ok, un tizio a caso. Adesso... Ai ai ai, ragazzi. Adesso... Ok. End phase, vediamo un po' cosa ci esce. Vabbè. Cazzo, c'era debris, ma mi sta millando tutte le carte che vorrei pescare. Che sfiga. Allora, io... Ok. Vai. Allora. Rinforzi. Questa è una carta molto forte. In questo spot sì. Qua forse... Andiamo a fare questa cosa qui. Oh. Stratos. Ah, sono entrambe molto belle, però penso che me la giocherò così. Distruggi? Sì, c'è bottomless, immaginavo. Era meglio farsi il plus, però in realtà sto in una buona situazione. Vabbè, per quanto possa contare, via call. Non grazie. Penso tu abbia troneide per rimetterle in mano, ma... grazie, okay. Grazie. Tiriamo via sto bidone. Ziung!
Ok. Fastidioso è sto mostro. Sì, parecchio. Ah! Io vorrei non finire le carte nel mazzo, se possibile. Tu scherzi, ma... cioè, è una... ah, è quel... quel maledetto bottomless. Ok. Vediamo. C'è Mirror Force ancora in, da queste parti. 1.900, 1.600 sono 3.500, altre 3 ce lo possiamo permettere, dai. Ce lo possiamo permettere. Ok. Mm. Main 2. Facciamo così. Ok. Questo lo mettiamo in attacco e passiamo. Aia, le carte del mazzo, aia. Sta volando via tutto. Tutto il mio... ormai hai visto tutto il deck, vabbè che game 3. al top deck è dura. Poi non Tommaso, lo so. Vedo... la roba... il fatto che tu abbia messo... vabbè, tu non potevi sapere che c'avevo Eren, ok? Però quando hai messo Necrogarden in difesa ti sei un po' suicidato perché te l'ho rimesso del mazzo con, il, con l'effetto di Eren. Non potevo sapere. Madonna. Sono tutti? 1.400, 3.400, 9. È finita? Ci hai provato, Dano? Dai, cazzo, l'avevo... ci sei andato vicino, ci sei andato vicino. Porca vacca. Ok, purtroppo hai fatto il grosso errore dell'extra deck, ma sono sicuro che non risuccederà. No, non risuccederà assolutamente. Facciamo un'altra. Certo. Merita, merita. Ridraftiamo? Sì, ridraftiamo.